Esercizio numero 3. Un parallelo di due fili di nickel cromo della stessa lunghezza e sappiamo che la resistenza equivalente di questo parallelo, R parallelo, è un quarto della resistenza del primo filo, cioè di R1. Sappiamo anche la sezione del primo filo. Prima domanda, quanto vale la resistenza del primo filo? Basta applicare la seconda legge di Ohm perché conosciamo il materiale nickel cromo, quindi la sua resistività che troviamo tra i dati sperimentali. Qui la temperatura non è data, quindi prendiamo il valore alla temperatura di riferimento convenzionale di 20 gradi centigradi. Tanto abbiamo visto che anche se il filo si riscalda un po', la resistività non è che poi aumenti di molto. Poi abbiamo la lunghezza del filo e la sezione. Quindi calcoliamo subito la resistenza, 3,3 ohm. Tra l'altro, 10 alla meno 6 metri al quadrato è esattamente 1 mm², quindi si semplificano. Seconda domanda, la resistenza del secondo filo. Potremmo usare questa formula che esprime la resistenza equivalente di un parallelo, però è scomoda perché contiene l'incognita R2 che compare in due posti diversi, quindi è più difficile da invertire rispetto a quest'altra formula che contiene invece R2 soltanto qui. Quindi usiamo la seconda formula, conosciamo quant'è R parallelo, sappiamo che è un quarto di R1, quindi possiamo ricavare R2 con la formula inversa e viene 3 su R1. Rovesciando questa formula troviamo R2 uguale a R1 terzi, quindi 1,1 ohm. Il problema è finito, anche però, anche se non è richiesto, calcoliamo lo stesso R parallelo. Sappiamo appunto che era R1 quarti, quindi è 0,825 ohm. E questo conferma che, come sappiamo, la resistenza equivalente di un parallelo è sempre minore di tutte le resistenze che compongono il parallelo. In questo caso 0,825 ohm è minore sia di R1 che di R2, come è giusto.